È tutto in discussione. Giochi a Ostia, campo caldo, perché questo è vero, una squadra che comunque è una squadra importante, una squadra che è detta di tutti, gioca bella alta classifica. Noi siamo stati bravi, siamo molto bravi, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove parte un po' all'inizio, ma dopo abbiamo iniziato a girare, abbiamo giocato un pallone, abbiamo avuto qualche occasione da gol anche prima di fare gol. Poi dopo siamo andati sul 2-0, ecco, è stato un infortunio dietro, adesso mi sembra di Simone, ma non ci può stare, ha fatto una grande parata, quindi ci può stare. Noi siamo stati bravi perché non ci siamo scomposi, disuniti, siamo andati avanti per la nostra strada e abbiamo fatto il 3-1. Lì credevo che insomma fosse abbastanza ormai sotto controllo la partita, perché la squadra era bene e quando ripartiva faceva male. Dopo l'espulsione un po' ci ha danneggiato, perché a quel punto loro hanno messo tutti gli attaccanti, hanno messo la palla in aria, sai, quando la palla in aria in mischia può succedere. Dovevamo essere fortemente bravi nell'occasione lì, però ormai mancava un minuto, abbiamo tenuto la palla laggiù, non c'era più il tempo. Insomma. Per noi era importante e credo di fare i complimenti a tutta la squadra. Tra l'altro poco prima dell'espulsione di Martinez, tu hai già pronto col cambio, hai già pronto Kubechini, che sai che è debuttato appunto in stagione, questo poi ha cambiato tutti i piani. Hai visto ecco, l'episodio, è stata una leggerezza? Non l'ho visto. Io avevo preparato Kubechini, era già a metà campo, stava entrando, aspettavo solo una palla uscita, avevo già chiamato il guardaliglia. Non ho visto che cosa è successo in quel momento, quindi ho dovuto richiamare Kubechini e aspettare per vedere che cosa succedeva. Infatti alla fine ho messo un difensore per portare a casa il risultato, che per noi era molto importante. E non ho visto cosa ha fatto Lazio, direi sciocchezze. Sicuramente l'espulsione a noi ci ha danneggiato, perché fino a quel momento eravamo padroni del campo in modo assoluto. Da quel momento in poi lo stiamare ci ha messo un po' in difficoltà. E io invece credo che in 11 avremmo potuto fare sicuramente coprire tutti gli spazi meglio e sicuramente fare delle ripartenze importanti. Oggi la squadra è piaciuta, no? Perché caseggiava di più, cercava molto l'intesa anche là davanti, passaggi rapidi, cioè meno lanci lunghi rispetto alle precedenti partite, e anche più grinta, l'abbiamo vista, insomma, netti passi in avanti al di là della vittoria. Sì, io ho detto sempre che ci vuole un po' di calma nella vita, ci vuole di capire, perché non sempre si riesce a fare tutto quello che si vuole, un po' perché succede di tutto a Scandicci, un po' perché prendo un guaio al volantino a Vistoiese, però credo che la squadra è in crescita dall'inizio, dove questa squadra è nuova, la squadra è completamente rifatta, lo staff rifatto, dove c'è da trovare sicuramente la tua del centro e dove gli infortuni li hanno fatto ancora pallone. Già oggi abbiamo ritrovato Martinez e mi dispiace per l'espulsione della Martinez, se dovrà saltare la prossima. Abbiamo ritrovato Rubichini, per noi sono giocatori comunque importanti, che ci permettono di cambiare, no, pelle a questa squadra. La squadra mi è piaciuta veramente tanto, ma già mercoledì in Coppa ha frasizzato molto, perché sta a giocare, quindi devono avere solo la calma e la personalità per farlo, ma ne ha questa squadra, quindi sono molto contento, perché ne avevamo bisogno a livello puramente morale, poi da domani si comincia. Insieme a Francesco Di Santo, come al solito sei entrato e riesci ad avere sempre grande impatto, hai trovato il gol, hai dato come al solito grande impatto. Sì, sono molto contento, sono entrato, ho cercato di dare mano alla squadra per in particolare il momento critico della partita, poi vabbè, l'espulsione, ci siamo chiusi dietro, però alla fine sono contento più che altro per me stesso e anche per la squadra di essere riuscito a portare a casa il risultato, insomma, la squadra che è migliorata molto al di là della vittoria. Sì, io penso che sono una grande squadra e ci sono dei meccanismi da migliorare, ma sono molto contento di farne parte. Due cose volevo chiederti: il gol, perché sei stato freddissimo, al di là del fatto che era un bel contropiede, ma insomma sei entrato in aria, hai dribblato l'avversario, l'hai messa sul primo palo, lì è venuto tutto distinto, o insomma te l'hai già vista in testa questa azione? Diciamo che è venuto distinto, ovvero visto il difensore arrivare a tutta velocità, ho provato a sterzare e sono riuscito e ho segnato. Hai giocato un po'
in tutti i ruoli tra centrocampo e attacco in questo inizio di stagione, esterno in mediana, nel fin davanti. Qual è il ruolo in cui insomma pensi di esprimerti meglio? Ma il ruolo che penso di esprimere meglio sia l'esterno, come sono entrato oggi, uno dei tre davanti, o sinistro o destra, però sono a disposizione della squadra, quindi dove vengo chiamato in causa cerco di fare il mio meglio. Praticamente sono una dedica per questa cosa. Alla squadra, all'Arezzo. Ma questo sintetico lo temevate un po', come sta? No, eravamo, la rifinitura l'abbiamo fatta sul sintetico e quindi un po' l'idea di come la palla scorreva ce l'avevamo e tutto sommato penso che ci siamo adattati bene alla situazione. Sì, l'importante però, era vincere, sbloccarci un attimino visto che le prime due ci eravamo un pochino inceppati, diciamo così. Abbiamo fatto penso un ottimo primo tempo perché abbiamo fatto una buona partita. Poi nel secondo tempo eravamo partiti bene, eravamo riusciti a fare il secondo gol e subito loro hanno accorciato le distanze e siamo un attimino arretrati, ci hanno un attimino messo in difficoltà. Poi siamo stati bravi a fare il 3-1 e abbiamo, penso, retto bene anche in 10. Poi il gol alla fine è una disattenzione che non dobbiamo commettere. Però, anche il primo, tutto sommato, da una rimessa laterale. Abbiamo preso due gol che una squadra come la nostra non deve prendere, però l'importante era vincere, ce l'abbiamo fatto. Con questa lieve correzione tattica qui in mezzo al campo, leggeri scambi di posizione, mi pare che la squadra ha fraseggiato di più, è riuscita più a giocare palla rispetto alle prime due partite. Sì, ma penso non sia quello il motivo, insomma, possiamo scambiarci anche durante la partita e penso sia più stato un atteggiamento da parte di tutti, eravamo più propensi a cercare di giocare la palla, anche perché ne siamo capaci e le volte che l'abbiamo fatto abbiamo messo in grossa difficoltà l'Ostia, insomma, abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo capito che questa è la strada giusta e dobbiamo migliorare ancora. Siete riusciti a castigliare durante il momento, siete rimasti in 10, tra l'altro come era accaduto anche a Scandicci fino alla fine, poi c'è stato questo episodio un po' rocambolesco finale. Sì, penso che questa squadra il carattere ce l'ha, l'ha dimostrato ampiamente in questo inizio di stagione. Giocare in 10 non è facile, però siamo stati bravi a non soffrire più di tanto, diciamo così. L'importante comunque era vincere, ce l'abbiamo fatta, siamo contentissimi di questo.